Io vi propongo una pasta che ve provo, ve tira proprio su. Allora, bavette buone di Gragnano, mentuccia, questa è la mentuccia, cari ragazzi, aglio di quello buono, 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 peperoncino, pecorino e olio. Basta così, vi farò impazzire. Questa è una ricetta che vi fa impazzire. Questa è la ricetta di mia madre. E le madri non sbagliano mai, lo sapete. Incominciamo subito così. Bavette, via. Acqua salata in piena ebollizione. Adesso attacca il pezzo nostro. Allora, oggi userò un nuovo olio. Allora, è olificio di Giampaolo. Siamo in Abruzzo e precisamente è una DOP Abruntino Pescarese. Questo non lo conoscevo. L'ho assaggiato, è molto buono, è giusto, c'ha un bel carattere tosto da maschio e è perfetto per questo piatto. Allora, metto l'olio. Abbastanza abbondante, eh? Qua ci vuole, eh? Oh, basta. Mentuccia, questa mentuccia la conosco soltanto nel Lazio e negli altri posti si chiama nepitella. Allora, guardate, guardate le foglioline come sono fatte. È un po' pelosetta, un profumo eccezionale. È una menta, ma una menta più buona, ok? Più buona, non è forte, forte. Adesso mi prendo tutti quanti i gambi. Mo' attacca. Attacca sempre. Metto qui dentro, quindi solo gambi, niente foglie, eh? Le foglie mettiamo dopo. Però i gambi fate così, rompeteli, così esce tutto quanto il gusto. Vedete così. Ah, qua ci sta roba buona. Piano piano, adesso ha acceso piano piano. Adesso aglio, lo taglio a fettine così, così. Esce ancora di più il profumo e il sapore. Però lo andiamo a recuperare dopo, non lo lasciamo, eh? Eccolo qui. Poi adesso accendo induzione e lo porto a 7, medio alto. Queste belle cimette me le tengo per guarnizione, buttarle lì un po' ovunque. Invece le foglioline faccio questo bel lavoro, guardate, eh? Tutto lavato, tutto pulito. Quelli che chiedono, ma hai lavato? Hai lavato? Ho pulito. Tanto, ma chi ci mette sono io vado a mangiare. Vado così, taglio così, così ce l'abbiamo già pronta. Che profumo, quest'olio buono. Poi la mentuccia, l'aglio, vedete come sta andando? Mo' aumentato, ho dato fuoco forte, eh? A 9 al massimo ho raggiunto. Ah, così, li voglio belli dorati, così, belli, devono asciutto il profumo. Tolgo tutto, vedete? Non lo devo bruciare l'aglio, eh? Non facciamo gli impiccetti, eh? L'aglio sulla mano mi sono messo. Ai 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 ai. Tolgo tutto via, i pezzettini piccoli. Tolgo la mentuccia, gambi via, così. Adesso rimetto sul fuoco, peperoncino, così, piccante. A chi piace il piccante, questo è il piatto suo. Ah, poi. Guardate, eh? Mentuccia e butto l'acqua, così non si brucia niente. E qui tiriamo fuori con l'acqua, la mentuccia e l'olio caldo, tutti quanti i sapori. In Oriente fanno così, tostano le spezie e poi buttano l'acqua. Vai, che profumo. Adesso, pasta. Vediamo un po' come stanno messi. Stiamo alla grande. Tiro fuori la pasta. Quindi un aglio e olio, però con la mentuccia e pecorino. Semplice, sì, ma tanto buono. Vado con un altro pochino di acqua. Sempre da questo punto in poi soltanto l'acqua, niente olio. Allora sento se peperoncino, però non picca da. No, picca, picca, arriva dopo. Arriva dopo, arriva dopo. Adesso, fermi tutti, eh? Allora, dobbiamo fare con la salsa la camicetta intorno alla pasta. Cioè, non deve essere più lucida la pasta, deve essere un po' opaca, perché sarà quell'emulsione che abbiamo fatto con l'olio e l'amido della pasta. Vedete che cambia leggermente? Vedete? La cremetta qua si comincia a fare, l'olio non c'è più, guardate qua. Voi questo lo ottenete soltanto mantecando, cioè sballottando la pasta.
o come faccio io o con una pinza, fino a quando non si emulsionano gli amidi della pasta con i grassi. Guardate, non c'è più niente. E adesso, per la gioia di tutti, sua maestà, il signore. No, signore pecorino, ecco qua. Vai. E qui abbondante, vai. Allora, sei pronti? Ma non lo fa tanto bene. Devo mettere un altro pochetto d'acqua. Qua deve uscire la cremetta, eh? Vai, guarda gli schizzi. Il vicino si è lamentato l'altro giorno. C'è qualcuno che fa lo spiritoso di voi, eh? Mamma mia, ragazzi. Guarda qua. No, scusa, camera woman, puoi venire qua un attimino? Ma questa che è? Questa è amore. È amore. Solo con l'amore riesce questo. Vado. Mamma mia, che roba, ragazzi. Adesso può anche piovere. Eccezionale. Buona, ma tanto buona. Perché? Perché la menta rinfresca, il pecorino ingrassa e il peperoncino picca. Buonissima, cottura perfetta. Oh, qua euro e mezzo. Quanto costerà sta pasta? Buona, semplice, ma te dirà proprio su, eh. Mamma mia, che roba. Quanto tira su. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mostra questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.